Sono indagini che vanno a toccare beni che erano stati trafugati già dagli anni 30 del Novecento fino al 2015 da monasteri e conventi della Toscana, dell'Umbria. Si tratta di corali, di pagine miniate, di miniature e di oggetti d'arte, parte del nostro patrimonio storico e artistico, che vengono presi o in modo furtivo, senza accedere con effrazione ai luoghi dove si trovano. Quindi in questi casi a volte vengono staccate le pagine o vengono ritagliate le miniature, quindi c'è un atto violento verso i documenti antichi. Finiscono sul mercato internazionale, per cui le indagini dei carabinieri spesso passano i confini e si nutrono anche della collaborazione giudiziaria e investigativa di altri organi di paesi stranieri, ma naturalmente è fondamentale per poter recuperare, per poter riportare a casa questi oggetti così importanti, la documentazione che c'è a monte, quindi è importantissimo il lavoro di chi fa la ricerca, di chi fa la catalogazione, di chi fa l'archiviazione. Ed è lo stesso lavoro che è stato svolto poi dai ricercatori dell'Università di Firenze con la professoressa Chiodo, per ricostruire le storie delle nostre pagine miniatere, ritornate grazie a un lavoro investigativo ma anche di ricerca. I furti in generale sono in diminuzione. Abbiamo registrato nel 2019, per quanto riguarda il patrimonio culturale, un decremento del 27,2%, che diventa una percentuale ancora più alta nel caso delle chiese, dei luoghi di culto, perché è aumentata la sensibilità, l'attenzione, la vigilanza, la custodia, la catalogazione, che sono le premesse per prevenire i furti. Comunque su un totale di furti di 345 per il 2019 sono 135 quelli in danno di luoghi di culto, che in Italia sono 100.000, voglio ricordarlo, per cui è un numero troppo alto, perché anche uno è un numero alto, ma non è un numero così alto in senso oggettivo.